Buongiorno a tutti, oggi è lunedì 13, credo. Oggi è lunedì 13 e è il primo giorno di Weekly. Farò vedere quello che faccio con i cavalli, lezioni online. Spero di farvi un po' di compagnia, di intrattenervi, di portarvi un sorriso. Niente, quindi passeremo insieme questa settimana e niente. Sono appena tornata dalla passeggiata, adesso sto andando a importunare i cavalli. Sono qui con Lalla, Briga, Cody e Tania. Lalla mi sta fissando e sta pensando: oh, che palla è arrivata questa. Che Lalla che sta masticando e sta per sputare l'erba o qualcosa, non so. Ciao amore mio. Sta fissando qualcosa. Mua. Mua. Piccola comunicazione di servizio mentre sono qua fuori con le cavalle. Vorrei fare un attimo un paio di considerazioni su quanto siano felici questi cavalli qua fuori e di come invece lo sguardo dei cavalli che stanno 24 ore su 24 chiusi in un box sia totalmente diverso. Prima di lasciare il vostro cavallo rinchiuso 24 ore, facciamo 22 perché è un'ora che si pulisce, si selle tutto, un'ora di lezione, 22 ore al giorno facciamo, chiuso in un box di 3x3 ma anche 4x4, che comunque un pochino più grande, però comunque è pur sempre un box, quindi rinchiuso tra quattro mura gran parte della sua vita. Io vorrei un attimo farvi pensare a come vi state sentendo voi in questo periodo di quarantena e a come invece i vostri cavalli stiano in questo stato praticamente tutti i giorni della loro vita, per gran parte della loro vita. E vi vorrei anche ricordare che le persone che stanno in quarantena comunque sono in casa, possono, non so, guardare la TV, hanno comunque la compagnia dei familiari, tutti i cavalli non ce l'hanno perché molto spesso non si possono neanche annusare l'uno con l'altro. Quindi io vorrei davvero far riflettere le persone su questo aspetto, che non va assolutamente trascurato, ma che purtroppo tutti trascurano. Non tutti, però ovviamente diciamo gran parte delle persone trascurano. Vorrei davvero che alcune persone facessero delle considerazioni e ragionassero un attimo su ciò che è meglio per il proprio cavallo e ciò che invece non va bene. Adesso devo andare a sistemare il paddock perché faccio scambio paddock tra Tito e Mia, perché metto Tito con Enea e Mia la metto da sola nell'altro paddock. Ovviamente dietro c'è il bosco e confina e c'è una rete che divide i paddock dal bosco. Il problema è che quella rete è vecchia, adesso è venuta giù praticamente tutta, quindi devo prendere il filo, prendere i paletti di plastica e tirare il filo in modo tale che non escano. Quindi adesso credo che farò proprio questo, prendo i paletti e mi metto a sistemare il paddock.
mi chiedono com'è avere i cavalli, è così, cioè loro spaccano e tu ricostruisci i sistemi, rifai i paddock, rifai tutto, tutto, perché loro spaccano tutto. Cioè è questo circolo vizioso che loro spaccano e tu devi sistemare, è così. Buonasera, io sono in pigiama, bellissimo in pigiama, e ho qua il mio computer, non so se riuscite a vederlo, così, sì, e sono sulla pagina del mio canale YouTube, lo potete vedere. Hey, vi devo rendere partecipi di questa cosa perché mi sta alquanto irritando, perché il mio computer, sono le 21:10, il mio computer ha deciso di non collaborare con l'editing del video e io tra 10 minuti ho il film e domani deve uscire il video alle 14. E niente, comunque secondo me una cosa del lunedì, cioè non funzionare, perché lunedì non funziona, il mio computer non funziona e nulla funziona, quindi una cosa proprio del lunedì secondo me. Vabbè, comunque ci vediamo domani. Sta finendo il rendering del video che deve uscire oggi, ossia martedì. Ieri sera, come sapete, c'è la Jurassic Park in televisione, che alla fine non è neanche finito perché sono morta. E niente, poi avevo troppo sonno, erano tipo le 10:30, 11 credo. E stamattina però sono riuscita a dormire fino alle 7:15, cioè top. E dopo basta, sono uscita dai cavalli, ho fatto tutte le cose. E poi ho guardato un episodio di The Clone Wars su Disney Plus, perché io sono ossessionata a Disney Plus. Cioè guardate, Disney Plus è la cosa più bella che mi sia mai capitata, è la vita Disney Plus. Vediamo, guardate Disney Plus, è bellissimo, c'è troppa roba, stupendo. E niente, poi da domani ricominciano anche le video lezioni, quindi bellissimo. Ciao, bellissima. Signorina. Ehi. Ehi. È così, la scuola tocca a tutti prima o poi. Oh, sì, 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 sì. Io mi arrabbierei. Brava. Brava mia, così. Ho appena finito la video lezione e ci sono i video di mia sorella di sottofondo. E comunque adesso vado giù a fare i paddock
e i box. Teoricamente dovrei riuscire a far tutto in un'ora. Sì, teoricamente sì. Quindi adesso vado giù. La prossima a uscire con la mia madre e figlia riunite per la prima volta dopo anni. No, in realtà un anno. Andiamo, brighi. Metto la sveglia e intanto vi racconto un attimo. Metto la sveglia per 5 minuti prima dell'inizio delle lezioni, così faccio in tempo ad andare su. E guardate che carina le mie treccine. Dovevo togliermele stamattina, ma non ho voglia, quindi credo che le terrò. Devo mettere la sveglia per 10:55. Stamattina abbiamo messo Mia fuori con le altre e Tania la attacca per niente così. Ok, quindi Mia sta lontana da Tania e Cody sta con Tania e ha provato ad andare a salutare Mia, ma a Tania non è piaciuta molto questa cosa, quindi niente. E niente, adesso è lì con la briga, che come saprete è sua mamma, però ovviamente non si riconoscono più perché è da un anno che non stanno più insieme. E niente, sono lì tranquille. Buon pomeriggio! Ho finito con le video lezioni, anche se a un certo punto ha smesso di funzionare internet, quindi mi si è spento tutto, non andava più niente. Adesso è pomeriggio e mentre ascolto la musica, cassettina, e vado a prendere Tito e gli do una spazzolata. Un po' caffè e tanto tanto latte e niente, adesso si edita. Buonasera, ho deciso di provare a tenere le treccine ancora un po' e vedere domani il risultato. Sono le 22:27 di mercoledì 15 aprile e domani ho lezione dalle 11 a mezzogiorno. Dovrei avere inglese teoricamente. Adesso mi metto a guardare un film che mi ha consigliato, o meglio obbligato a guardare, una mia amica, Le Foglie dell'Imperatore. Quindi andiamo subito a cercarlo su Disney Plus. E oggi con Mia è andata bene, è stata fuori tutto il giorno con le cavalle. E Le Foglie dell'Imperatore, ok, trovato. Adesso guardiamo. Buongiorno con lo scioglimento in diretta delle trecce. Buongiorno, Ciao Briga, ciao Cody. Buondì. Andiamo Cody? Sono venuta a prenderti. Sono venuta a prendere entrambe in realtà. Che dici? Possiamo andare?
got it going on, I'll be there in a heartbeat. Tell me your favorite song, I'll put it on repeat. I could wait for you forever. Vieni Lallina. Adesso le giro un po' la corda, l'ho messo giù tre barriere per fare un po' di esercizi, soprattutto al passo, qualcun altro otto. E ho deciso di non girarla, proprio girarla, ma di fare un po' di esercizi. Sono Titania che stanno galoppando, impennando, stanno giocando. E però ho notato una cosa, quando la giro la corda, la capezza continua a grattarle qua. Dove appoggia, no? Ovviamente adesso lei si gratta. Fatto sta che la capezza continua a grattarla. E onde evitare che... Ciao amore, ciao. Onde evitare che le dia fastidio, ho preso il mio bellissimo agnellino. E niente, adesso la spazzolo, dopo facciamo gli esercizi. Sì, mi ha lanciata. Inizia la video lezione in inglese, nel frattempo mia sorella sta sistemando il suo armadio. Ho appena finito la video lezione, guardate che bella la mia coda moccio, sembra un moccio. Perché sono belli i capelli sciolti, no? Quando sono così, però dopo quando faccio la coda sembra un mocio. E niente, adesso sono qua con mia sorella perché mi ha mandato a fare la spesa. Adesso quindi sono qua in casa e credo che mi metterò a editare un video, tanto mia sorella dirà che sta ascoltando i Queen. Buongiorno, quinto giorno di weekly e intanto mi tolgo le treccine che ho rifatto ieri sera e oggi non ho avuto tempo di fare niente praticamente perché ho avuto dalle 9 a mezzogiorno lezione, quindi ho solo fatto in tempo a mettere fuori i cavalli questa mattina presto e a darla qua, molto carina, e basta. Quindi adesso scendo, vado a pulire i paddock e i box, a ricontrollare l'acqua. Non ho neanche messo in carica la videocamera, infatti è solo 13 minuti di batteria. E vabbè, fa niente, male che vada. Telefono. Anche se io odio fare video col telefono. Chi mi conosce sa che io odio fare video col telefono. E niente. Pronta.